E siamo Split on the Pole, sempre ospitati dal bellissimo studio Passo di Danza di Rita Picella. La figura di cui andremo a parlare, la figura che vi insegnerò quest'oggi, si chiama Outside Leg Hang o Gemini. È una mossa molto importante poiché serve da transizione per passare da una figura all'altra. Ve la mostro partendo da terra. Si parte con le braccia in posizione strong hold. Se non vi ricordate la posizione strong hold, vi lascio il link del mio tutorial sulle posizioni delle mani. Partiamo in strong hold ed effettuiamo il chopper. Anche questa posizione, se non ve la ricordate, vi metto il link qua sotto. Una volta che siamo in chopper, cerchiamo di spingere le anche più verso il palo possibile, come se dovessimo fare una candela. Nel momento in cui portiamo le anche verso il palo, agganciamo l'interno del ginocchio destro contro il palo. I punti di contatto di questa figura saranno l'ascella, l'anca sinistra e l'interno del ginocchio destro. Ora andiamo a fare i piedi. Si parte sempre in strong hold, chopper, si spingono le anche contro il palo e si aggancia il ginocchio destro, cioè l'interno del ginocchio destro contro il palo. Quindi i punti di contatto sono sempre l'ascella, l'anca sinistra e l'interno del ginocchio destro. Solo nel momento in cui vi sentite sicuri potrete lasciare entrambe le braccia. Per iniziare provate con il lasciarne una. Nel momento in cui vi sentirete ben aggrappate al palo potrete lasciarle entrambe. Uno dei trucchi per rimanere ben salda in questa posizione è stringere più che si può la gamba che si andrà ad ancorare al palo. Più stringo questa gamba e più rimarrò attaccata. Non ci sarà il pericolo di scivolare. Quindi ricordatevi comunque i punti di contatto fondamentali sono l'interno del ginocchio, l'ascella, perché io premo con l'ascella e vado a creare il contatto con il bacino, la parte sinistra del bacino, e in più stringo con il ginocchio. In questo modo non potrò cadere. Per le prime volte che andrete a provare in questa figura, se non avete una persona che vi può fare d'assistenza, mettetevi dei materassi o comunque provatela da terra. Solo una volta che avrete i punti di contatto belli fermi, belli sicuri, allora potrete provare a lasciare le mani.